volte è arrivata con una risposta negativa, per certi versi anche se la squadra ha iniziato bene, poi l'infortunio al Masiello, poi il gol loro che ci ha complicato un po' le cose, poi il Bari ha faticato dopo il gol a rientrare in partita, poteva farlo con Barreto, poi è andata male con il ritorno. Questo è un po' il resoconto della partita. Come? È d'accordo con questo giocatore? No, sì, sono fatti, hai elencato dei fatti, quindi sono tutti fatti che sono successi. Facevo delle riflessioni. Le riflessioni sono che l'Udinese mi sembra una buona squadra, no? È una squadra che c'ha tanta qualità, perché il Sanchez di oggi è veramente un buon giocatore. Il Di Natale di oggi è veramente, dico un buon giocatore, forse è un eufemismo, è un ottimo giocatore. Sanchez e Di Natale sono ottimi giocatori, Hiller, Samoa, insomma, mi sembrano, oltre che una condizione fisica, assolutamente ottimale. E questa squadra qua, con questi giocatori, con Floro Flores, Dennis e compagnia, ha fatto le prime quattro partite 0 punti. E non è successo grandi cose, hanno continuato a lavorare. Adesso sono riusciti, anche qui non sono sicuro se è così, ma è da 4 vittorie consecutive, no? Quindi questo per, stiamo parlando magari di organici diversi, che è evidente, però è per spiegare che quello che continua a ripetere da tempo. Poi è un momento anche che gira così, no? Perché secondo me siamo partiti bene, avevamo preparato delle cose, ero i primi 5 minuti e ho detto abbiamo fatto veramente bene a fare questo. Passa 5 minuti e puntualmente succede che si fa male Salvatore Masiello, e quindi viene a cadere tutto, perché non c'erano le alternative a fare le cose che. Ma non è questo il problema. Il primo tiro in porta da 30 metri prima di incrociare i pali, la qualità dice che ha fatto 4 tiri, nei primi 4 tiri mi sembra ha fatto un gol, una parata a gilet, un incrocio di pace, cioè, vuol dire una cosa, una percentuale altissima. Siamo entrati nella ripresa, credo, con lo spirito giusto di voler recuperare. E il grande rammarico è che non tanto il fatto di non aver fatto il rigore, ma che il rigore probabilmente avrebbe riacceso la spia, no? Nella testa dei nostri giocatori, come è successo dopo il gol del 2-1 contro il Torino, anche se sono partite diverse, però se ci fosse stato l'1-1 probabilmente sarebbe stato, ecco, quello sarebbe stato da valutare, secondo me. Nel momento che sbagli il rigore c'è stata comunque la volontà della squadra di cercare di recuperare, ma chiaramente è diventata una partita psicologicamente in salita, ma basta vedere come correvano loro, e loro correvano in punta di piedi, noi sembrava che avessimo un frigorifero, no? Perché c'hai il macigno sulla testa, ma questo lo so benissimo, lo dico da tempo. Lo ritorno a dire, poi mi sembra anche che sia diventato anche noioso ripeterlo, questa è una squadra che ha bisogno di giocare in serenità, uso questo termine, no? Perché nel momento in cui devi colmare un gap tecnico, non lo puoi colmare solo esclusivamente con degli schemi, ma lo devi colmare con la serenità di farli e con la determinazione del fare. Oggi direi che è una partita estremamente rappresentativa di questo. A 7 mesi e mezzo dalla fine c'è chi vuole drammatizzare ed è libero di farlo. Io continuo a ripetere che conosco assolutamente i valori dei miei giocatori, che chiaramente non sono i valori del Milan, non sono i valori dell'Inter, ma sono valori che ci hanno permesso in altri frangenti di, non dico giocare ad armi pari, ma di poter creare delle situazioni positive. Quindi dobbiamo semplicemente ritrovare quello, però per ritrovare quello è chiaro che anche intorno a noi ci deve essere quella che io chiamo un pizzico di tranquillità o serenità. Questa è una cosa che queste sono ormai è dalla partita del Genoa che noi ripetiamo questo. Ancora? Domanda? Aspetta, microfono. Prego. Sì, intanto sono tornato a sera, che cosa non si sa. E di Kutuzov si sono perse le braccia, che è successo? No, Kutuzov avevamo delle punte
Kutuzov ha avuto un problema familiare in casa, venerdì bambino, 5 del mattino era in ospedale, ha dormito niente, è stato lui a dirmi se, visto che ci sono 3 punte a disposizione, fammi recuperare, voglio esserci col Milan, tutto qua. Ancora? Senti, io oggettivamente quando ho visto la formazione che avevamo un attimo intuito dalle tue parole ieri, l'unica novità è stata il Masiello alto con il Nesto di Rossi e il Masiello alto rispetto a Zetti che Zacca avevamo capito ieri. Ho pensato una cosa, poi bisogna anche valutare quello che fai prima, no? Dopo la partita è facile parlare. Ho detto, ha provato a giocarsela in modo diverso contro Guidolin, se lo aspetta in un certo modo, cerca di aggirarlo in modo differente. Ma infatti, i primi 6-7 minuti ho detto assolutamente, tornassi indietro di nuovo. Poi al cambiamento di copione voluto dal fatto perché Salvatore Masiello si fa male, ho detto in televisione non avevo altre possibilità, ecco perché ho messo Caputo in mezzo che Zanno, non avevo altre situazioni. Non hai pensato in quel momento di mettere un laterale, un esterno, cioè posto di Salvatore Masiello, mettere un Rina su un Alvarez, cioè perché non hai fatto questo? Perché quella era l'alternativa, no? O mettevi un esterno? Sì, certo. Oppure, perché avevamo provato. No. È solo una mia curiosità, infatti, su come l'hai letta. No, ma non c'è, sai, nel momento che si fa male, stanno attaccando, devi prendere una decisione, uno o l'altro, no? Siccome che avevamo provato in una certa maniera, potevamo continuare a fare più o meno le stesse cose con Gazzar, se no avremmo dovuto cambiare radicalmente, perché è chiaro che se entrava sia Rivas che Alvarez hanno caratteristiche completamente diverse, quindi avremmo dovuto cambiare. E a partita appena iniziata non era facilissimo obiettivamente, semplicemente per mantenere inalterate le cose, però col senno del poi sì, cambia poco secondo me. Poi è chiaro che Caputo fa quello che può, un ragazzo che l'anno scorso giocava nella Salernitana, non è che giocasse a fatti mondiali, quindi bisogna dargli anche la possibilità di fare quello che può fare, no? Infatti continuo a dire, noi dobbiamo, non ripeto più le frasi, quelle contestate, sai, non le dico più, che però ne dovrei dire per un motivo, se ne portavano bene, quindi. No, perché danno fastidio, magari se spegne la telecamera le dico che rimane qui. Io di che in TV l'hai detto? No. Hai fatto una spinta? No, non l'ho detto. L'hai detto. Però, ripeto, dobbiamo, non ne dico, però dobbiamo, non dobbiamo dimenticare la nostra realtà. Ecco, questa bisogna dirlo, perché sennò veramente vogliamo, facciamo sempre finta di no. Allora, tenendo presente la nostra realtà, dobbiamo sapere che dobbiamo lavorare per ritrovare il sorriso. Il sorriso, quando succedono queste cose qua, mi sono chiesto. Ieri ho guardato la Juventus, no? Pepe è andato ai mondiali come esterno offensivo. Ieri ha giocato la Juventus da terzino sinistro, giocando con una determinazione feroce, come del resto tutta la squadra della Juventus. Che è evidente che ha giocato con Sissoko esterno destro, ha giocato con poi c'è andato a finire Marchisio. Ma in realtà poi c'era la qualità che gli permetteva, la qualità abbinata a una determinazione feroce. Noi non possiamo competere sulla stessa qualità, possiamo magari competere su un'organizzazione leggermente diversa, ma la determinazione feroce deve essere quella, perché sennò diventa un problema. Forse la cosa più preoccupante è quella, la mancanza di determinazione, di ferocia. Al di là di si può sbagliare il gol. Io non ho il morbo di Alzheimer. No, e quindi quando siamo partiti per il ritiro, l'ho detto, l'ho ripetuto, mi ricordo che l'ho detto anche a voi, adesso i nomi di tutti non me li ricordo, ma l'ho detto e l'ho ripetuto, abbiamo fatto un ritiro completamente diverso, perché? Perché il secondo anno è diverso, perché l'approccio è stato diverso. Poi le due partite iniziali hanno fatto sì che anch'io ho detto mi sbagliavo. In realtà no, perché questi sono bravi ragazzi e hanno voglia di dare per il Bari, hanno voglia di dare. Ma adesso si trovano di fronte
dei problemi che non conoscono, no? Sono problemi che hanno dimenticato, li conoscevano quelli di 5 anni fa del Bari, ma questi non li conoscono e quindi bisogna che piano piano devono metabolizzarli e poi piano piano affrontarli. E io continuo a ripeterlo perché l'ho detto un mese fa io, no? Non credo che qualcuno possa dire che non è vero. Io l'ho detto dopo la partita col Genoa, no? Che quei 20 minuti avevano dato un segnale di una squadra che, ma non è una critica alla squadra, io questa squadra qui la dovrò tutelare con tutte le mie forze, difenderla con tutte le mie forze, perché è una squadra che se la mettiamo in condizioni di dare quello che può dare naturalmente, perché se noi abbiamo la presunzione di fare 4 gol al Milan la vedo dura, però se noi abbiamo la non presunzione ma la speranza, la voglia di raggiungere i 40-41 punti che sono la sopravvivenza della società e della squadra, beh, io dico che queste sono assolutamente fattibili, però per farlo bisogna piano piano togliere un po' di uno sportello del frigo, poi togliamo la roba che c'è dentro perché sennò diventa dura. Posto? Grazie.